Oggi vi parlo di un profumo di nicchia che mi sono regalata perché mi sono innamorata del campione che ho ricevuto. L'ho ricevuto facendo uno scambio profumoso con Antonella Profumi e Balocchi. In mezzo a tutti i suoi sample c'era lui e sto parlando di Ciel di Amouage. Mamma mia! Questa fragranza mi ha stregata a tal punto che l'ho acquistato. Io Amouage lo conosco da tempo, conosco quei bombazzoni di Dia, Opus 4, insomma Gold. Ce ne sono tanti buoni, tanti molto, molto pesanti, molto forti, molto, molto anche su uno stile vintage retro. Lui no, lui ha uno stile evergreen, cioè non è un vintage, non è, va sempre bene questo profumo qua, è incredibile, incredibile. Ve lo faccio vedere. Io questo profumo qua ho trovato un sito dove vendeva 50 ml e i 50 ml costano un po' meno. E oltretutto aveva un prezzo molto molto scontato e i dubbi sapete che nascono, i dubbi. Poi ne ho parlato un pochino con Loretta, che anche lei fa i test sui profumi. E, insomma, mi sono buttata e l'ho preso. Il sito dove l'ho acquistato è Brasti. Io qua sotto poi vi metto il link del sito. È un profumo originale perché ho fatto una serie di test e quindi vi assicuro che è proprio originale. L'interno della scatola è tutta in velluto, è bellissimo, c'ha un'eleganza incredibile già il pack perché è un velluto ma tipo cuscinetto, bello morbido, cioè è veramente una cosa incredibile già il pack di questo profumo e come avete già, sicuramente lo sapete perché lo fanno vedere tutte, il tappino ha un brillantino azzurro e si ha la calamita quando lo si ripone. Questo è un profumo del 2003, è un floreale bianco, acquatico, fresco, talcato, legnoso, muschiato e ozonico. Abbiamo ciclamino, gardenia e foglia di violetta. Il cuore è quello che mi ha rapito di questo profumo perché il cuore io lo sento tantissimo ed è la ninfea. Sapete che amo questa nota che è legata all'acquatico. Gelsomino, fiore di pesco e rosa, una base di muschio, sandalo, incenso, legno di cedro e ambra. Lui è. Allora, io ci percepisco subito in apertura un leggero sentore di violetta, ma allora ti avvolge proprio delicatamente, ma molto presente questo quest'aurea di fiori. Dove però io all'interno percepisco molto la nota della violetta, ma la fa molto da regina la nota della ninfea, questa nota acquatica che adoro. È fresco e Ciel ricorda veramente il cielo limpido e pulito. Sì, del mattino, sì, di quei momenti dove l'aria ci porta quel profumo di fiorellini. È veramente un profumo che me ne sono innamorata. Bello, bello, pulito, elegante,
non ha niente di vintage, non ha niente di... cioè è molto attuale, molto... non può dare fastidio, non può infastidire. Mi fa tante ore addosso, cosa che io ho sentito dire che è leggerissimo, ma è un profumo comunque basato sulla freschezza, sulla pulizia, sulla delicatezza. Però a me si appiccica bene alla pelle, agli indumenti, tanto che lo sento tutto il giorno. Certo, non è un profumo che lascia una scia pazzesca, non è, se cercate un amouage di quel tipo, non è questo. È proprio bello, pulito, un cielo terso, un cielo soleggiato, pulito. È tutto ciò che vi fa immaginare l'innocenza, la purezza, ecco. Vi ho portato a vedere un profumo che è uno dei miei top, tanto per farvi capire, aspettate che lo appoggio qua, tanto per farvi capire il genere. Ve l'ho fatto vedere tante volte, io lo amo, lo sapete, e tanti di voi lo amano. Etro Vicolo Fiori è sulla stessa lunghezza d'onda, non è uguale, ma parlano la stessa lingua, nel senso che Vicolo Fiori di Etro è un floreale acquatico, perché anche lui è talcato, anche l'amouage ciel è talcato, muschiato, zonico, dolce, agrumato e legnoso. Vicolo Fiori di Etro, che buono che è anche questo, ha l'otto, la ninfea, solo che in più ha la vaniglia, è reso più dolce, è ambrato, è più fiorito rispetto a Ciel, però parlano la stessa lingua, siamo sulla stessa lunghezza d'onda. Se voi amate e vi piace Vicolo Fiori di Etro, riuscite un po' a immaginarvi Ciel. Perché questa nota della ninfea, loto, acquatica, è quella nota che o piace o non piace, per carità, io la adoro. E tendenzialmente quando hanno questa nota qua all'interno a me fanno spaziare proprio la mente, ma è come se aprissero, che tutti i brutti pensieri sparissero, cioè fa pulizia anche nella mente. Questa è una bella cosa che mi creano questi profumi con queste note così pulite, così acquatiche. Le amo queste note. Qui contiene anche più fiori in massa, però anche qui chi la fa da padrona? La ninfea alla fine, questi fiori, ma la ninfea io la percepisco veramente tanto, profumi puliti, freschi. Forse sì, più indicati per il periodo estivo, primaverile. Non saprei, sì, direi di sì, insomma, bisogna anche essere obiettivi. Questi sono profumi più apprezzati in estate. Col fresco. A me piacciono tantissimo anche adesso perché sono profumazioni eleganti, sono profumazioni che non possono dare fastidio, veramente. Sono così innocenti, così candide, così deliziosamente presenti, ma deliziosamente in maniera pulita, ecco, pulita. Comunque io vi lascio qui sotto il link al sito di Brasti perché trovate veramente degli ottimi prezzi. Ora io non so se sono pezzi che comunque poi non riforniscono, non so neanche se questo va fuori produzione, non ne ho assolutamente idea. Io avevo questo campione che mi sono fatta fuori in 2 giorni e poi ho detto bah, lo cerco, no? E quando mi sono apparsi tutti questi siti, perché il mio primo pensiero è andato a Neos 1911 perché io mi fido di quel sito, però non l'aveva
quindi ho fatto un po' un giro e ho trovato veramente tantissime varietà di prezzi, ma alla fine io mi sono fermata a Brasti e il 50 ml l'ho pagato meno di 100 euro. È tanto, ma per una mouage vi assicuro che è una bella offerta che si trova. Lo ripongo nella sua scatoletta, ve lo avvicino, bianco, limpido, bellissimo. Io vi mando un grosso bacio, vi auguro come sempre una buona vita a tutti, ringrazio tutti per le belle cose che mi scrivete, per i like che mi lasciate e se vi iscrivete mi fate ancora più piacere, è completamente gratuito. Vi auguro una buona vita a tutti. Ciao!